Pace e bene a tutti. Rispondetemi pure, pace e bene. Buona festa dell'Eucaristia. Carlo Acutis, un ragazzo morto a 15 anni di leucemia fulminante, morto in concetto di santità e che a breve sarà anche beatificato, diceva che lui amava tanto Gesù e Eucaristia, ogni giorno andava a messa, era un ragazzo pieno di vita, diceva che l'Eucaristia è la sua autostrada al cielo e si stupiva come fosse possibile che i concerti fossero pieni di persone e le chiese fossero vuote. Allora, ardendo di desiderio che le persone capissero, iniziò con i suoi genitori ad andare in giro a raccogliere tutti i 140 miracoli eucaristici sparsi nel mondo, fare una mostra che ancora oggi gira per il mondo. Tra l'altro ha fatto un sito dove li ha raccolti tutti, si chiama Miracoli Eucaristici, proprio per aiutare le persone a scoprire il valore dell'Eucaristia. Ecco, oggi pensavo di condividere con voi proprio questi due punti, il valore dell'Eucaristia e il senso, perché forse se la nostra mente riceve qualche raggio di luce, anche il cuore si scalda e si mette un po' più in cammino. Infatti penso che, ascoltando tante persone, no, che si allontanano tanto facilmente la domenica o che la riducono a un rito, a un precetto, penso che a volte abbiamo perso di vista chi c'è e che cosa sia davvero l'Eucaristia. Un mistero d'amore immenso. Pensate, in natura solitamente cosa accade? Il superiore mangia l'inferiore, chi è più grande assimila il più piccolo. Dio, l'infinito, l'onnipotente, nostro Signore, non soltanto ha voluto farsi piccolo come noi 2000 anni fa e farsi bambino, ma pur di continuare a stare con noi e in noi, continua a rendersi presente e a farsi piccino al punto da nascondersi in poco pane. E non lo inventiamo noi preti. Gesù ha detto l'ultima cena, prendete e mangiate, continuate voi, questo è il mio corpo, tradotto, questo sono io. E allora vedete, noi pensiamo che gli apostoli erano più fortunati di noi 2000 anni fa, no, noi Gerusalemme ce l'abbiamo sotto casa. Pensiamo forse l'emorroissa che toccò Gesù e fu sanata nel corpo e nell'anima fosse più fortunata di noi perché poté toccare il mantello di Gesù. No, noi siamo più fortunati, Gesù lo riceviamo addirittura in noi, perché con noi e in noi possa infonderci i suoi sentimenti e renderci capaci di amare come lui. Pensate, il santo curato d'Ars diceva, guardate in natura, Dio ha provveduto al nostro corpo con una serie infinita di alimenti, le piante, gli animali, i formaggi, possiamo metterci tutto, pasta china, tutto quello che volete, ma per la nostra anima non trovò nulla di degno all'infuori di se stesso. Allora, una bella domanda che potrebbe sorgere dal nostro cuore, chiederci, ma io quanta consapevolezza ho per la presenza di Gesù nell'Eucaristia? Con quanto amore mi accosto all'Eucaristia? È una bella domanda. E non solo, nel Vangelo di oggi Gesù ci ha detto ancora qualcos'altro. Ha detto, chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sapete, un grande dramma è che noi le parole di Gesù non le teniamo nel cuore. Tante volte ci riduciamo a cattolici, ma perdiamo di vista cosa sia essere cristiani, persone che credono e seguono Gesù e vivono il Vangelo. A volte mi capita di sentire le persone che dicono, ma io non vengo, non ricevo l'Eucaristia, però io Gesù me lo sento sempre dentro. Dovremmo fare un po' attenzione a questa sensibilità, versione emozionale, perché che tu senta la vicinanza di Dio è una cosa bella, che tu senta la sua consolazione è una grazia, però Gesù è chiaro nel Vangelo, ci ha detto oggi, chi non mangia il mio corpo non ha la vita eterna, cioè io non sono presente in lui con la mia vita divina, chi mangia il mio corpo ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ieri simpaticamente dicevo, chissà se nelle farmacie vendessero un farmaco per non morire, che file ci sarebbero? Dice, magari sono arrivato a 70 e rotti anni, 80, 90, però è uscita la medicina che non mi fa morire, la vado a prendere. Mi accontenterei di vivere tutta la vita, magari un po' sciancato, in mezzo a virus e malattie, pur di non morire. Il farmaco dell'immortalità c'è, è gratuito e ci cambia già ora la vita, ed è Gesù. Magari i più giovani potrebbero dire, ma che dici? Ma che dice il Signore? Qua moriamo tutti. Certo, la morte naturale è un passaggio che fa parte del nostro essere creature, ma dopo, sorella morte, la nostra anima è eterna e continua il suo cammino. Se siamo già ora in comunione con Cristo, potremo esserlo per sempre. Qui
Quindi ricordate almeno questa frase: chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue, ripetiamola, ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi quando passa il dubbio, ma no, ma oggi non vado, oggi devo stendere i panni, oggi devo cucinare la pasta al forno, aspetta, aspetta, cosa ha detto Gesù? Che non ne mangio, non ho la vita eterna, se ne mangio ne ho, vado. Secondo piccolo passaggio, il senso dell'Eucaristia. Abbiamo detto che l'Eucaristia ci unisce a Gesù, è comunione con Lui, però c'è un secondo passaggio, ce l'ha detto San Paolo nella sua lettera ai Corinzi, l'abbiamo ascoltata, e San Paolo dice così: poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Cosa vuol dire? Che quando riceviamo l'Eucaristia facciamo comunione con Gesù, ma siamo anche in comunione insieme tra noi. Ci fa una cosa sola, ci fa un unico corpo, fa sì che siamo in comunione gli uni con gli altri. Potremmo dire ci scopriamo parte l'uno dell'altro, e non solo, ci dà la grazia di vivere in comunione l'uno con l'altro. Questa è una cosa bellissima, perché tutti viviamo la fatica della relazione con gli altri, no? Del vivere in comunione, a volte sopportare i difetti, voler bene una persona con i suoi limiti, sostenere una persona che magari è un po' più pesantina, lamentosa, sappiamo che non è facile. Allora che bello, il Signore venendo in noi ci dà questa forza di vivere la comunione, di amarci come Lui ci ama. Però vedete, al negativo ci dice anche una cosa seria: se ricevendo l'Eucaristia siamo un corpo solo, ciò significa che noi non possiamo fare vera comunione con Gesù se non siamo disposti a vivere in comunione tra noi. Quindi se io volontariamente nel mio cuore ce l'ho con qualcuno, covo risentimento, non sono disposto ad andare incontro a qualcuno, se disprezzo qualcuno, se commetto ingiustizie contro qualcuno, e poi vado tranquillamente a ricevere Gesù, magari anche con tanta devozione nel cuore. Sant'Agostino diceva che sono come uno che va a dare un bacio a un suo amico sulla guancia e intanto gli pesta il piede con le scarpe chiodate. Fare comunione con Gesù vuol dire anche fare comunione con gli altri. E questo allora ci fa riflettere un po' tutti, perché, e mi avvio a concludere, un altro grande problema è quando noi ci dimentichiamo del rapporto con il prossimo, e a volte si riduce anche la confessione a una sorta di sciacquamento di lattuga, dove io vado unicamente per sentirmi a posto con la coscienza, senza sapere neanche nulla di ciò che posso aver commesso, però per sentirmi io a posto davanti a Gesù. No, miei cari, c'è da esaminare bene il nostro cuore, anche e soprattutto sulle relazioni con gli altri, perché altrimenti non facciamo vera comunione col Signore. Concludo con un episodio forte, è capitato nella lettera ai Corinzi, e poi una piccola storia. San Paolo, che usa parole durissime, riprese la comunità di Corinto del suo tempo, perché succedeva questo: i primi cristiani non avevano le chiese come noi, si trovavano nelle case. Cosa facevano? Si trovavano insieme, tutti i cristiani, potevano essere ricchi, poveri, mangiavano insieme, ognuno, sapete, portava qualcosa come facciamo oggi, e poi celebravano l'Eucaristia. Cosa succedeva? Che i benestanti portavano qualcosina di più e mangiavano. I poveri della comunità stavano a parte a guardarli, non li facevano mangiare con loro. Poi però tutti insieme celebravano l'Eucaristia. Allora San Paolo nella prima lettera ai Corinzi dice: ma scusate, non avete le vostre case per mangiare e riempirvi la pancia? Guardate che se voi mangiate il corpo di Cristo senza riconoscere il corpo di Cristo, che sono gli altri, e usa parole durissime, mangiate, bevete la vostra condanna. Vedete, ci scuote la coscienza per dirci: guarda che Gesù presente nell'Eucaristia è presente anche nella persona che è accanto, il povero, l'amico, il coniuge, il figlio. Allora questa parola ci smuova un po' il cuore a riscoprire la presenza reale di Gesù nel sacramento e la presenza di Gesù nel fratello che abbiamo accanto. E sapete, una bambina, una volta che portava il suo fratellino malato sulle spalle e fu vista da una persona che gli chiese: ma è pesante, lascialo lì. Questa bambina, questa persona rispose: ma questo è mio fratello, non è un fardello. Chissà se noi abituati a ricevere Gesù sappiamo guardare così agli altri.